No! Oh, il bimbo, eccola! No, che bella! Parla! A quelle parole mi girai e vidi una delle più belle creature mai viste. Stava impugnando un arco e mirando proprio dritto alla mia faccia. Ragazzi, 4130 monete. Meraviglioso, andiamo a comprarci le oche. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su questa serie dedicata a Medieval Dynasty. Allora, come vedete siamo in primavera di un nuovo anno, siamo esattamente all'anno numero... aspettate, qua, l'anno numero 6 e ho fatto dei cambiamenti, non troppi, altri ne ho in mente, ma come vedete ho aggiunto delle torce che di notte praticamente illuminano la strada e rendono l'ambiente un pochino più confortevole, ecco, un pochino più bello da andare in giro. Questo non l'ho ancora modificato né migliorato, ma lo farò presto. Gli alberi qua sono ricresciuti, l'avete già visto. Ho cominciato a costruire una casa nuova, che è là in fondo, e non solo, ho dotato di queste casette qua, ho cominciato a dotare di una recinzione un po' così decorativa. E come vedete sto costruendo questa nuova casa. La sto costruendo perché? Perché vorrei costruire il recinto delle oche, che abbiamo disponibile da un po' e non l'abbiamo ancora costruito. Di conseguenza ci serviranno altre persone, appunto, da portare nel villaggio per far lavorare per noi. Altra novità, vi mostro finalmente la prima nata del nostro villaggio. Ludvika ha compiuto 2 anni, quindi Mildreda finalmente è tornata disponibile per lavorare. Allora vediamo subito di piazzare Mildreda, dove la possiamo mettere. Intanto noto adesso che ci sono delle strutture da riparare, ora le ripariamo. Allora, Mildreda è brava a cacciare e con l'agricoltura. Rimettiamola a cacciare, che era il suo lavoro. Ok, rimettiamola a cacciare, così riprende l'attività che stava facendo prima. Mildreda vive nella casa semplice e piccola, quindi contiene tre persone. Di conseguenza, a meno che non la trasferiamo in una casa più grande, non farà più figli praticamente. Andiamo a riparare adesso però. Dunque, ripara. Quali sono gli edifici da riparare? Abbiamo detto. La capanna dello speziale, vediamo subito. Eccola qua. Richiede bastoni. No, non è a sufficienza. Vediamo qua. 200 di bastoni, dai che... ne abbiamo un sacco, prendo anche della paglia che potrebbe servire. Paglia. E boh, non so se potrebbero servire tronchi. Prendiamo 2 tronchi. Giusto per sicurezza. Ok. Questo è a posto. Vedo già che la capanna di caccia ha bisogno di essere rattoppato. Anche il tetto qui. Cosa ho sentito? Oh, il bimbo, eccola! No, che bella! Parla! Hello, mister! Ciao, signore! Che bella vocina! Lascia che ti dia un'occhiata più da vicino. Ah, qui ci sono le sue statistiche, quindi. Lei ha... guardate che belle statistiche che ha già. Estrazione 2, caccia 3, agricoltura 3. Giustamente, le abilità della madre le ha assorbite. Giusto, sì. Abilità dei genitori, praticamente, assorbito. Guarda, non vedo l'ora che cresci. Ti ho portato una cosetta. No, in realtà mi piacerebbe darti un regalo, ma non ho niente. Vabbè, ciao ciao. Che carina, presto anche gli altri bimbi chiaramente cresceranno e giocheranno insieme, sarà meraviglioso. Allora, dicevamo che da riparare c'è caccia fatto, agricoltura, fienile. Intanto cos'è questa? La segale è pronta, loro stanno già lavorando. Allora, ripara qui. Riparato, a posto. Cos'altro c'è di rotto? Il pollaio, la cucina e basta. Ok, ecco la cucina.
cucina riparata, manca il pollaio. La ripariamo da dietro così non entriamo. Benissimo, ok, le riparazioni sono concluse. Poi, che altre allarmi abbiamo? Vediamo un po'. Estrazione non ha nulla da fare, non ha neanche il lavoratore. Ah già, perché l'avevo spostato durante l'inverno. Ho messo quello che era lo speziale, l'ho messo alla legnaia per fare più legna. Quindi Radomir torna a fare... a lavorare la capanna dello speziale. Bene. E la capanna dello speziale in primavera deve fare la piantaggine. 5 al giorno sono sufficienti. Allora voglio fargli raccogliere anche dei fiori questa volta, perché ho visto che sono disponibili delle decorazioni da fare. E senza decorazioni, cioè senza fiori, non si può decorare. Quindi... ok, quindi 5 al giorno di queste, fiori, erbe e quant'altro, e il resto li facciamo prendere le spugnole. Benissimo. Ok, chi altro ha bisogno? Il pozzo è senza lavoratore, adesso ci penseremo, la cucina è senza lavoratore, la sartoria è senza lavoratore. E basta. Le case c'è questa che è in costruzione, che ci sto pensando adesso. Va bene, possiamo proseguire con la nostra puntata. Allora, finirei di costruire questa casa e poi costruisco proprio davanti il recinto per le oche. Ok, finisco la casa e ci rivediamo. Ah ragazzi, un piccolo dettaglio, che dettaglio non è, nella progettazione della casa possiamo spostare la posizione della porta, semplicemente appunto destinando la porta in un'altra posizione. Gli scalini in automatico si sposteranno, per cui è comodissimo. No! Non ci credo! No, questa cosa non era mai successa. Mi è caduto addosso un albero. Non era mai successa questa cosa. Pensavo di essere che il personaggio fosse morto. Vabbè, niente, è successa questa cosa, ragazzi. Allora, ci faccio anche un po' di recinto. Fino a qua. E poi lo allungo, lo facciamo... che lì ci sono le bacche. Le vorrei lasciare fuori dal recinto. Tipo così. Facciamo il contrario. Così. Ah, bene. Così abbiamo anche... il recinto. Eccoci, la casa è finita. Come vedete, il fatto di aver spostato la porta ha fatto spostare anche la disposizione interna. La cosa la trovo davvero interessante. Poi, con il martello in mano, vedete che appare la scritta decora. Noi potremmo decorare il pavimento con tappeti di pelliccia. Oppure niente, tappeto in lana di pecora, ci serve la pelliccia. Ma per farlo ci basta la pelliccia di questa cosa. Bellissimo. Ok, quindi ogni parte del pavimento lo possiamo decorare con un tappeto di qualcosa. Ma non so se abbiamo della pelliccia, ma voglio provare. Non abbiamo pelliccia, ne abbiamo solo una. Allora, sapete che faccio? Li dico ai cacciatori... dico ai cacciatori di prendere anche un po' di pelliccia, perché voglio fare questa prova. Diminuiamo un po' le piume, arriviamo a qui venici senza strumento e senza coltello. Male, malissimo, adesso gliele diamo. Facciamoli un po' di coltelli, allora. Bastoni. Pietre. Ok. E glieli mettiamo subito dentro. Adesso dovrebbero... lasciamo un secondo per registrare la cosa. Tra l'altro abbiamo le tasse da pagare. 3.600, abbiamo 1.800. Dobbiamo fare un po' di soldi. Allora, adesso la capanna da... anche la capanna da pesca è senza strumento. Ok. Questo è lo strumento, non è ancora registrato che c'è. No, adesso sì. Quindi, gli facciamo fare anche un po' di pelliccia.
5 pellicce al giorno. Va bene, dai. Regoliamo anche questa cosa. Facciamo più carne, un po' meno pelle. Pellicce e piume. Va bene. Mentre il capanno da pesca è senza arpione. E per l'arpione ci serve il lino. Vediamo se abbiamo il filo di lino. No, bisogna aspettare di avere il lino pronto. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Ho costruito questa tinozza, anzi il mastello, così, con mobili e decorazioni. E nella parte varie ho sbloccato la ricetta, qua insomma la ricetta, ho sbloccato il progetto e con le assi adesso posso costruire il mastello. Per che cosa? Per lavarmi qua invece che andare al fiume, banalmente, così non sto andare avanti e indietro tutte le volte. Ora, visto che la nostra casa è completata, vado a costruire il... come si chiama? Il coso delle oche. Quindi edifici, allevamento, qua recinto delle oche. Ah, è anche piccolino. Vediamo, lo facciamo rivolto verso di qua stavolta. Questi alberi quasi quasi glieli lascerei, che fanno decorazione. Direi che questa potrebbe essere una buona posizione. Mi piace. Allora, andiamo. Perfetto. Ok, abbiamo concluso anche questa. Oh, che carina, dentro con tutti i nidi. Adesso siamo pronti per andare a cercare delle oche. Le oche, se non sbaglio, le vendono a Gostovia. Quindi, dato che dobbiamo andare là, andrei in magazzino a raccimolare le cose che possiamo vendere, sperando di riuscire ad arrivare alla cifra che dobbiamo per le tasse. Vediamo un po' cosa possiamo portarci. La borsa la prenderei. La bisaccia la porto, che voglio fare la prova che mi avete suggerito. La paglia la lasciamo giù. Le pietre le lasciamo giù, le piume le prendiamo, le spugnole, vabbè. Allora, cosa ci possiamo portare? Portiamoci un arco, che lo possiamo vendere. Un po' di fertilizzante effettivamente lo possiamo portare, ne abbiamo 366. Adesso di fertilizzante andiamo forti. Sono 86 kg però, no, portiamone 40, che è il limite di peso che può portare il nostro asinello. Anzi, lo comincio a chiamare. Vieni qua che ti carico. Allora, cara asina, vediamo se è vero che mettendoti la bisaccia aumenti il peso disponibile. Quindi da 40 dovresti teoricamente andare a di più. No, non è così. Può essere usato per aumentare il peso trasportabile del cavallo, però forse non dell'asino, perché non funziona. Vabbè, intanto lo portiamo di là a vendere. E poi gli diamo anche questo. Lei supera i chili però, quindi 5 chili bisogna toglierli. Ok, così lei può andare. Cos'altro possiamo vendere? La pelle ce la prendiamo, che facciamo le borse. Sto cominciando a fare i piatti per dei nuovi per delle nuove ricette che abbiamo da fare. 5 picconi li possiamo portare, che sono diventati 6, ma va bene. Le piume sicuramente, queste pozioni che ho trovato andando in giro, ho trovato un profumo e un regalo, lo tengo. Il randello l'ho trovato, tutta questa roba l'ho trovata in alcuni accampamenti di banditi che ho visitato durante le ore passate a giocare per conto mio, per far andare avanti il tempo, perché sennò qua non ce la sbrighiamo più. Portiamo anche i secchi, siamo a 95 kg di peso, potrebbe essere un limite. Anche i vasi potremmo portarci. Quanto siamo a peso? Siamo al limitissimo. Niente, vediamo se riusciamo a camminare. No, non riusciamo neanche a camminare. Lasciamo giù qualcosa di pesante. Vabbè, lasciamo giù il fertilizzante, che in questo momento possiamo fare a meno di venderlo. Lo vendremo magari più avanti. Facciamo un primo viaggio così. Ok, siamo arrivati. Mi metto direttamente qua con l'asino. Allora, chi posso disturbare per vendere qualcosa? Ok. Ciao Adelina, mostrami la tua merce. Ti do una borsa. Allora, siamo a 1812. Una borsa, l'arco, i picconi, le piume, la pozione curativa istantanea, la sobrietà, forza, notturna, randello, i 10 secchi. Basta, perché con la pelle ci devo fare le borse. Addio per il momento, facciamo le borse. Ciao Adelina, sono tornata. Vediamo se le borse le vuoi.
19, sì, tienile tutte. Non ce l'ha comprate tutte, non ha abbastanza soldi. Sì, sì. Addio, vediamo se tu, Edwin, hai i soldi per noi. Allora, ti do anche le ultime cose. Benissimo, siamo arrivati a 3545. Che manca poco. Sì, addio, sì. Perché le tasse sono 3600, ci mancano poco, quasi 100 monete. Vediamo un po'. Allora, dove si esce qua? 100 monete. Ah, ma noi abbiamo roba qui dentro il nostro asino da vendere, vero? Fammi vedere. Sì, abbiamo la bisaccia che a sto punto venderei. E la bisaccia però teniamola per il nostro cavallo. Prima o poi avremo un cavallo. Quindi questa gliela lascio, però vendiamo il fertilizzante. Edwin, ti do un po' di fertilizzante, guarda un po', 210, perfetto, addio, e possiamo pagare le tasse. Andiamo da Unighost, dov'è? Ma dove vai? Stai fermo. Ciao figliolo, ciao Unighost, quanto tempo? Davvero da molto, Rasimir. Come ti è andata la vita? Benissimo, ho conosciuto Warra di recente. Ah, già che avevamo il dialogo da continuare per la storia. Va bene, ho conosciuto Warra di recente. Ne sono lieto, sembra tu stia seguendo il percorso del passato di Jordan, proprio come volevi. Sì, per questo sono qui. Volevo chiederti qualcosa riguardo Kestrel. Oh, quindi ne hai sentito parlare? Sì, Warra l'ha menzionata, ma niente di più. Disse, non tocca a me raccontare questa storia. Non risponde Unighost. Questo è davvero strano. Perché dovrebbe dire così? Indubbiamente strano. Cass, lei, sì, faceva parte della banda e tutto qua. Il tuo tentativo di farti sembrare disinvolto fa credere che stai avendo un ictus, che stai per avere un ictus. Hai ragione, scusa, semplicemente non ero proprio preparato a discutere di quell'argomento, di lei. Vedi, Kestrel era... ricordo il giorno del nostro incontro. Io, Jordan e Sambor stavamo tornando indietro da una delle nostre missioni. Fu davvero spettacolare. Rapina, stratagemma, battaglia, rivoluzione... Fallimento. Per farla breve fummo costretti a prendere una scorciatoia nel fiume e perdemmo gran parte del nostro equipaggiamento nel processo, perfino le nostre cavalcature. Dopo qualche giorno di vagabondaggio nella foresta, arrivammo in un piccolo villaggio. Eravamo troppo esausti per perfino pensare ad una soluzione più elegante. Perciò decidemmo di prendere i cavalli dalla stalla e lasciammo delle monete. Continuiamo ad ascoltare. Alla fine facciamo così. Portammo i cavalli via dal villaggio in tutta fretta, quando udimmo all'improvviso un forte fischio. I cavalli si fermarono immediatamente sul posto come se fossero stati incantati. Jordan cadde subito mentre Sambor scalciava inutilmente il cavallo con tutta la sua forza, ma questo non si spostava nemmeno di un soffio. Poi ad un certo punto sentimmo la sua voce. Continuiamo ad ascoltare. Se fossi in voi ragazzi scenderei da quei cavalli e incomincerei a correre. Sempre che vogliate tenervi quelle vostre brutte facce attaccate al corpo. A quelle parole mi girai e vidi una delle più belle creature mai viste. Stava impugnando un arco e mirando proprio dritto alla mia faccia. Poi tuo zio si alzò da terra, incazzato nero, e cominciò a insegnarle le buone maniere. Allora lei si rilassò e abbassò l'arco. Gli ha sparato? Senza battere ciglio, io e Sambor siamo quasi morti dalle risate. Gli ha sparato. Cosa? Perché? Quella è stata la prima e francamente l'unica persona che abbia incontrato che ha fatto sembrare Jordan un folle, se non un bambino. Vedere Jordan sanguinare e noi riderne deve essere stata la cosa più strana. Sicuramente avrà pensato che eravamo dei lunatici. Sono certo di sì, io ho capito poco, ma vabbè. Finimmo per passare giornate intere insieme, si occupava delle ferite di Jordan, che per contro non le disse una parola per tutto il tempo. Nel frattempo io e Sambor non facevamo altro che pregarla di unirsi a noi. Quando le spiegammo la nostra missione, cosa che non avevamo mai fatto con uno sconosciuto, disse di sì, come se nulla fosse. Non c'era una stilla di paura in quella donna, l'anima più coraggiosa che sia mai nato. Ascoltiamo ancora. La sua unica condizione era che prendessimo tutti i cavalli. Non aveva nessuna famiglia, oltre a quegli animali, e per lei la famiglia non deve essere mai lasciata indietro. Erano cinque. Sì, anche io ci ho pensato. Qualcuno avrebbe potuto chiamarla coincidenza, oppure era destino. Il quinto era per Warra, giusto? Lo era. Il nome della cavalcatura era Burr, il quale lo rendeva completamente adatto per il suo futuro proprietario.
chissà cosa vuol dire burro in inglese, vabbè. Burr ha portato le nostre borse per almeno un anno prima che gli venisse assegnato un fantino. E i due divennero migliori amici, te lo posso assicurare. Ma tornando a Kestrel, inizialmente non piacque a Jordan. Fu la prima volta che lo vidi così insicuro di qualcosa. Non fu in grado di incantarla con uno sguardo come succedeva con le altre donne e per questo ne risentiva. Ascoltiamo ancora. Per un po' almeno, perché tutto presto si rimetterà al suo posto. Il sole sorge sempre ad est e tramonta sempre ad ovest, e su questo non ci piove. Stessa cosa vale per Jordan, ha sempre ottenuto ciò che voleva, e per questo era da ammirare e desiderare. Lei non aveva alcuna possibilità. Erano insieme Kestrel e Jordan? Beh, è iniziata come un'avventura, ma non è così che inizia ogni amore. Ben presto divennero inseparabili. Se non conoscessi così bene Jordan, direi che l'ha cambiato. Ma non è cambiato, non poteva. Ha solo apprezzato il suo nuovo gioco, una relazione. Anche Sambor se ne è accorto a un certo punto. Tutti lo hanno fatto, tranne Kestrel. Continuiamo ad ascoltare. Jordan si è stufato subito di questo gioco, come con qualunque altro. Chiunque è tornato a divertirsi e sedurre altre donne, ma ora c'era un'altra sfida per lui. Il brivido di tenerlo nascosto a Kestrel fu doloroso assistere a tutto quello. Sono molto doloroso, specialmente quando, specialmente volendo così bene a entrambi. Intendi amato come un membro della famiglia, giusto? Rasimir, ho amato Kestrel dal momento in cui mi ha parlato... Rasimir, ho amato Kestrel dal momento in cui mi ha puntato quella freccia contro. Non ho mai smesso, ma sono sempre stato timido e vivere all'ombra di Jordan ha solo peggiorato le cose. Quindi l'ho tenuto per me, per anni, fino a quando non ce l'ho più fatta. Cosa intendi? Abbiamo iniziato una storia, quindi hai tradito Jordan. Niente bianco e nero, caro Rasimir, sicuramente lo impari con l'età. Viviamo tutti in infinite sfumature di grigio. Ma sì, questo è innegabile, mi sono odiato per questo e lo odiavo per aver ferito l'amore della mia vita, per avermi costretto a mentirle e mantenere i suoi sporchi segreti mentre ne avevo uno mio. È stato estenuante essere onesti, ma non potevo fermarmi, non potevo perderla e anche lei non riusciva a smetterla di amarlo. Non sto giudicando Unighost, sembra straziante. E non è ancora la fine della storia, è andata sempre peggio da quando è rimasta incinta. Non riuscivo a mangiare o dormire, ho iniziato ad allontanarmi da lei. Il non sapere mi stava uccidendo, Jordan era il padre? Sono stato a letto con una donna che portava il figlio di un altro uomo? Mamma mia. O forse era mio? E non volevo crescerlo, ma vivere spacciandomi per suo zio nella menzogna come un codardo. I più oscuri pensieri percorrevano la mia mente in quel momento. Mi sento ancora in colpa. Ho davvero sperato accadesse? Desiderato che cosa? Il bambino era nato morto. Volevo morire con esso quel giorno, ma allo stesso tempo mi sentivo sollevato. Che tipo di persona si sente sollevata in una situazione del genere? Quando Jordan lasciò la stanza volevo vedere i suoi occhi, volevo essere sicuro per sapere finalmente cosa provare. Lei non mi ha permesso, mi sono unito a Jordan nel suo dolore. Abbiamo bevuto e pianto tutta la notte, fingevo di essere solo un fratello empatico, ma ero una feccia con un dolore tutto mio, tutto suo. Il corpo del piccolo bambino è stato bruciato nel mattino. Non potevo tornare da Kestrel e nemmeno Jordan. Quel giorno lei perse 3 dei suoi uomini, tutti consumati dalle fiamme, spazzati via dal vento come fumo e polvere. Unighost, mi dispiace, non avevo idea di cosa avessi vissuto, cosa tutti voi aveste passato. Non è nulla di cui scusarti, figliolo. Come stavo cercando di dirti fin dall'inizio, non invidiare le vite che non abbiamo vissuto. Stavamo cercando di fare del bene, di portare dei cambiamenti, ma non eravamo eroi e ne stiamo ancora pagando il prezzo. Ho bisogno di vederla, Unighost. Hai detto che tutti voi siete finiti nella valle. Non so dove lei viva, non voleva essere trovata, non da me, quindi non l'ho mai cercata, ma sono certo che Sambor lo sappia. Puoi provare con lui. Ma quindi è ciò che farò. Rasimir, se la vedi, dille, io lascia stare. Abbi cura di te. Va bene. Reputazione di dinastia più 12. E adesso paghiamo le tasse, però. Ciao, sono venuto per pagare le tasse. Sì, ecco qui, dovrebbe coprire tutto. Splendido, fine del dialogo. Ok. Wow, che svolta, ragazzi, questa storia. Sto di Gunekost. Bene, le storie sono state aggiornate. Già che siamo qua, andiamo a vedere le oche. Basta.
pagare le tasse, ho capito. Mi spacca le orecchie ogni volta. Allora, ecco qua i paperi. Papero maschio 700. E 700 quei piccolini. Ma sì, io comincerei sempre con i piccolini. Allora, ne ho di soldi. No, non ho zero. Vabbè, allora facciamo così. Andiamo a vedere se c'è qualcuno che possiamo reclutare intanto. E poi pensiamo a farci soldi. Allora, chi siete voi? Mi serve qualcuno che badi agli animali. Oh, Radomira ha delle skill fantastiche. Quanti anni hai, Radomira? How can I help you? 18 anni, meraviglioso. Sto creando un insediamento, vieni con me subitissimo. Ci vediamo là. Allora, gestione. Radomira, tu vai a vivere nella casa semplice. Accetta. E vai a lavorare nel... dov'è? Il recinto delle oche. Perfetto. Perfetto. Hai 18 anni, ci serve un altro uomo della stessa età. Tu hai delle skill. Beh, puoi fare il cacciatore volendo. Vabbè, dai. Posso... Vediamo quanti anni hai. 26. No, per lei sei troppo grande. Andiamo a visitare... Andiamo a Borovo. Eccoci qua. Vediamo se c'è qualcuno di interessante. Allora... Cambiamo visuale, che questa non mi piace proprio. Tu hai... Non male. Non male. Quanti anni hai, Igor? 19. Perfetto. Vieni con me. Igor, finalmente. Uno con un nome decente, tra l'altro. Vai ad abitare insieme a Radomira. Vai. E che lavoro ti faccio fare? Vediamo un po'. Lui ha estrazione, caccia e agricoltura. Mettiamo le legnaia. Così aumentiamo la nostra produzione di legna. Perfetto. Torniamo. Ok ragazzi, giornata piovosa oggi. Vediamo cosa abbiamo da vendere in magazzino. Allora, intanto prendiamo sicuramente la pelle. Prendiamo anche la pelliccia, vediamo se riusciamo a fare quella decorazione di cui parlavo prima. Le piume sicuramente. I semi di carota, perché tanto la carota è tutta coltivata. Anche il cavolo tutto coltivato. La cipolla anche. Il lino anche. E il papavero anche. Con questi mi sa che ci facciamo un bel po' di soldi. Abbiamo una torcia da vendere. Le torce semplici ne abbiamo un sacco da vendere. Vediamo le 17. Abbiamo un sacco di vasi anche. Ne prendiamo 50. E zappe di pietra ne possiamo vendere un po'. Bene. Andiamo a Gostovia. Sobemir, cosa fai sul letto? Allora, mostrami la tua merce, ma perché devo venderti la mia. E penso che lui abbia finito i soldi. Esatto. Cambiamo venditore. Addio. Andiamo dal solito Edwin. E ho finito tutti i suoi soldi. Abbiamo 2369 monete. Addio. Andiamo da Droboniega. Vediamo se non l'abbiamo già prosciugata. Se no bisogna cambiare villaggio. Ragazzi, 4130 monete. Meraviglioso. Andiamo a comprarci le oche. Allora. La papera acquista e vai nel recinto delle oche. Vai. E poi la papera maschio, eccolo qua, anche tu nel recinto delle oche. Benissimo. Qua abbiamo anche le mucche, giusto? Sì, vitella 2100. Avessimo il... però non siamo pronti per le mucche, no, è vero? Mi sa che non siamo pronti per le mucche. Fienile scuderia, quindi tra poco siamo pronti per i cavalli. Ovile per le pecore, bovini, e c'è ancora un po' di tempo. L'apiario per fare le api, interessante. Mulino a vento, a cosa servirà? Per produrre la farina. Cos'altro possiamo fare? Capello di caccia 2. Non ricordo se l'abbiamo già potenziato il nostro. Forse no. La prossima è la capanna dello speziale 2, che è più robusta e forse tiene anche un lavoratore in più. Va bene, torniamo al villaggio. Ok, siamo tornati. Rimetto giù la bisaccia. Poi volevo fare il mangime per gli animali, perché siamo rimasti senza. Allora, serve il grano di segale e il grano di avena, mi pare, giusto? Mangime sì, paglia, avena e segale. Il grano qua non lo fanno più perché è chiaramente finito. Io gli sto dicendo a loro di fare un sacco di fertilizzante, perché siamo pieni di concime. E praticamente gli sto dicendo di fare solo questo. Ok, mangime, vai, 72. Gli animali dovrebbero essere a posto per un bel po'. Allora, come ultima cosa, prima di concludere questa
puntata volevo vedere quella cosa della decorazione. Ok, uso la torcia così si vede un pochino meglio. Se io volessi decorare, quindi con in mano il martello, decora. Slot 2 qual è? Non lo vedo, quindi slot 1 è questo. Slot 3 non lo vedo. Slot 4 è qui. Slot 5 lì. Ok, lì vorrei una pelliccia, un tappeto. Ah, devo sbloccare lo schema giustamente. Lana di pecora, capra, tasso, lupo, cinghiale, orso. Di capra. Acquista lo schema che costa anche meno. Ma questa costa meno però, il tasso costa ancora meno. Per questo non ho risorse, non ho tecnologia sufficiente. Dai, facciamo questo qua, facciamo il tappeto in pelle di capra. R. E vai. Oh. E ci ha decorato, ci ha messo per terra il tappeto. Qui invece decora, si possono fare le tende con tessuto di lino e filo di lino, oppure la tenda chiusa con pelle, filo di lino e tessuto di lino. Bellissima questa cosa. Questa è nuovissima perché non c'era quando ci ho giocato io. Invece qua in alto decora, posso fare diverse cose a seconda. Costa un bel po', questo con la paglia appesa. 250 monete per sbloccare lo schema e serve solo paglia, che tra l'altro ho finito, quindi non si può fare. Va bene, allora per questa puntata mi fermo ragazzi, prossima puntata faremo la missione di Ulrica, visto che ce l'ha pronta, e andremo a migliorare probabilmente il capanno da caccia e ho in mente di spostare il fienile. Non so se farò questa follia, ma potrei farla. Ci vediamo alla prossima puntata ragazzi, baci.